Oggi vorrei darvi alcuni consigli su quando vi fermate ad un motel. Innanzitutto sceglietelo vicino all'autostrada, non prendete strade troppo lontane, discoste, e poi date un'occhiata al gestore. Se vi sembra un ragazzo per bene, educato, diffidate. Diffidate soprattutto se lo sentite parlare dietro una porta con la madre che lo riprende, lo rimbrotta come se fosse un ragazzino. E nel caso poi aveste deciso di pernottare lì, se vi apprestate a fare una doccia, state molto attenti, perché potrebbe arrivare qualcuno, squarciare la tenda di plastica e accoltellarvi. Psycho, 1960, Alfred Hitchcock. È la storia di Norman Bates. Gli occhi strani di Anthony Perkins, bianco e nero, tagli delle inquadrature secchi, dissociati come la personalità di Norman, bravo ragazzo, e però devastato, divorato da un enorme, gigantesco complesso di Edipo che gli ha fatto uccidere la madre 10 anni prima, gliel'ha fatta imbalsamare e che lui stesso va ad impersonare, come se ne interpretasse la gelosia, uccidendo tutte le donne che incontra. Accade così a Marion Crane, Janet Leigh, e naturalmente anche a uno sfortunato detective che vorrebbe capire che cosa sta succedendo nel motel di Norman. È uno dei film più inquietanti e laceranti di Alfred, che compare tra l'altro all'inizio del film con un bel cappello da cowboy. La colonna sonora è di un maestro assoluto. I film di Hitchcock non potrebbero essere quello che sono se non ci fosse la colonna sonora di Bernard Herrmann e i suoi archi stridenti, che io non posso fare e che vi faccio semplicemente di ascoltare. Norman Bates.